sicuro. Esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione. Di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto della dignità e libertà della persona, cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale. Di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute. Di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte. Di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato. Di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e sull'informazione preliminare al consenso, comprensibile e completa. Di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà, nonché a quelli civili di rispetto dell'autonomia della persona, di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita. Di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole deontologiche ed evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto o comportamento che possano ledere il decoro e la dignità della professione. Di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto. Di prestare soccorso nei casi di urgenza e di mettermi a disposizione dell'autorità competente in caso di pubblica calamità. Di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza di tutto ciò che mi è confidato, che osservo e che ho osservato, inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio. Di prestare in scienza e coscienza la mia opera con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione. E allora diciamo lo giuro. Penso che sia stata molto utile la giornata di oggi, anche perché da neolaureato non avevo idea di come funzionasse la continuità assistenziale o le sostituzioni diciamo, dei medici di medicina di base. Quindi in realtà per un neolaureato arrivare cioè nel mondo del lavoro con delle idee un po' più chiare sicuramente è rassicurante. L'emozione di tenere il camice in mano? Tanta, tantissima. È la giornata dell'accoglienza, dove ai colleghi giovani non solo auguriamo un'attività professionale e una vita professionale intensa e ricca di soddisfazioni, ma in questo ingresso, in questa giornata, abbiamo cercato di dare quel minimo di nozioni che l'università non ha potuto dare su quello che è l'attività professionale minima. Per esempio sulla certificazione, uno dei primi atti che il medico domani stesso, con la penna in mano e un foglio di carta, potrà fare e può diventare un'arma. Devo ringraziare tutti i colleghi presenti perché ho visto che hanno assistito con tanto interesse a questa giornata e adesso è compito mio fare anche un dono a questi giovani iscritti. Adesso sarà dato un camice bianco con scritto Ordine dei Medici, di cui dovranno essere di Palermo, di cui dovranno essere orgogliosi, il caduceo, sarà dato il caduceo, così, e ancora di più un libro di cultura, principalmente racconta la storia delle grandi epidemie, scritto da medici che si occupano di storia della medicina. Questa è la 17ª edizione, l'anno prossimo questo è un evento che diventerà maggiorenne, ormai è diventato un evento tradizionale di benvenuto ai giovani colleghi, dove cerchiamo di dare anche quelle che sono le informazioni base nel poter iniziare la professione, trattando anche alcuni aspetti burocratici.
per iniziarsi a avvicinare anche a quella che è la medicina del territorio. Per fortuna dal punto di vista occupazionale gli sbocchi occupazionali ci sono. Dobbiamo noi aiutare, diciamo, la parte politica a creare quelle condizioni per non farli scappare via, perché i giovani colleghi sono una risorsa su cui l'università, i genitori hanno investito, e quindi dico, poi vederli andare via in altre regioni o addirittura all'estero è una grossissima perdita, non soltanto culturale ma anche economica, e noi assieme alla parte politica dobbiamo cercare di creare le condizioni perché i giovani non vadano più via, ma si creano le condizioni perché loro possono innanzitutto svolgere la loro professione qua, a vivere nella terra che amano. Presidente, oggi è stata l'occasione per i giovani medici di avere un primo approccio, una conoscenza migliore su Empal, ma lei l'ha definito una casa di vetro. Sì, una casa di vetro, perché il nostro obiettivo è far conoscere tutto in modo che loro possano utilizzarla al 100%. L'Empal è tradizionalmente cassa di previdenza, oggi stiamo cercando di spostare anche verso l'assistenza, verso il welfare, specialmente nei giovani. Per esempio, faccio soltanto due o tre esempi. Abbiamo istituito il bonus per la genitorialità, il bonus per il bebè, specialmente che la professione è diventata molto donna, ma diamo anche dei mutui a tasso agevolatissimo, fondamentalmente senza garanzie. L'unica garanzia è che sono colleghi che hanno un camice bianco, sono dei medici, e quindi cerchiamo di trattenerli in Italia fornendo mutui anche fino a 300.000 euro per la prima casa o lo studio, e tante altre assistenze per malattie, situazioni, quindi da ente solo previdenziale anche ente assistenziale. Durante la pandemia abbiamo dato più volte dei bonus importanti oltre a quelli dello Stato. Siamo per l'innovazione tecnologica, abbiamo istituito un dipartimento dell'innovazione, cerchiamo di affiancarli per tutta la professione dall'inizio, addirittura prima che si laureino, perché possono iscriversi all'EMPAM già al quinto anno di medicina e avere tutti i diritti che ha anche già un medico formato, iscritto. Questa è la nostra politica e ci sta dando ragione.